Eccomi qui in questo mio nuovo video. Oggi mi trovo a Riale in Val Formazza. Oggi sono qui perché voglio arrivare al Lago Nero. Il giro di oggi è un giro di 15 km con un tempo di 4 ore 30 minuti e un dislivello di 950 metri. Appena arrivate qui trovate un parcheggio qui a pagamento. Volendo, però una volta era così, c'era la possibilità di poter parcheggiare la macchina subito sotto a questo albergo qui. Invece adesso, visto che è chiuso, quindi non si può parcheggiare la macchina lì. Prima di iniziare il video vi volevo solo ricordare che in tanti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti. Ai 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 ai. Quindi vi chiedo soltanto di cliccare il tastino rosso qui sotto a destra, iscriviti. Primo, così non vi perdete più nessun video. E secondo, per poter far crescere ancora di più questo canale. Dai, partiamo e andiamo alla scoperta di questo nuovo sentiero. E oggi in questo giro non sono da solo, ma sono in compagnia. Oggi è qui con me Alessandro. Eccolo qui. Ciao Ale. Ciao ragazzi! Qualcuno magari si ricorderà di lui perché avevo fatto un post su Instagram dove un'azienda mi regalava questi adesivi qui. Quindi dietro a questo adesivo c'è lui. Devo Sì! veramente ringraziarlo perché è stato un regalo bellissimo che avevo già pensato, che volevo realizzare e fare. Lui mi ha molto anticipato su questa cosa qui. Quindi sotto in descrizione trovate il link col suo sito. Quindi se avete bisogno di adesivi e robe del genere ne trovate. Dopo aver lasciato la macchina, quindi il parcheggio è là in fondo lì, si prende questa strada qui che porta su questa strada qui gippabile. E adesso il sentiero parte da qui, c'è tutta una gippabile che prosegue fino ad arrivare là in alto lì. In questo tratto qui, appena iniziato il sentiero, diciamo che questa gippabile qui arrampica con pendenze del 10%. Ale, com'è questo primo tratto? Ma bene, bene, dai, diciamo che serve per rompere il fiato in attesa di arrivare sopra. La giornata oggi, in teoria, le previsioni andavano bello bello, quindi ci stiamo, cioè, diciamo che stiamo aspettando acqua, però per adesso potete anche vedere voi che è proprio bella la giornata. Speriamo che continui così, così almeno non ci bagniamo. Adesso vi posso dire che abbiamo fatto, diciamo, la parte non più impegnativa, perché molto probabilmente più avanti ci sarà un tratto ancora più impegnativo. Però diciamo che è quasi finita la strada, la mulattiera, quindi non manca tanto ad arrivare poi sotto alla diga del lago Toggia. E siamo arrivati dove c'è la diga del lago Toggia. E adesso noi si prosegue avanti di qui e poi prenderemo un sentiero che gira più avanti lì a destra. Ed ecco che sono arrivato al bivio. Qui abbiamo il cartello che mi indica il Lago Nero a 1 ora e 40 minuti da qui. Il sentiero è il sentiero G22. Noi siamo arrivati da lì, si prosegue avanti di qui. Il punto di riferimento che vi posso dare è questa casetta qua che trovate qui, perché qui c'è lo svincolo per poter arrivare al Lago Castel. Ecco, siamo arrivati in un altro bivio, qui troviamo anche i cartelli, abbiamo le indicazioni per il Lago Nero a 1 ora e 30 da qui, quindi il sentiero da prendere è, lo vedete bene, lì c'è la diga del Lago Castel, si prende il sentiero che sale su e quindi andremo a costeggiare il lago sulla sua destra. Bello, comunque veramente sta uscendo fuori una bellissima giornata, anche il tempo ci sta regalando. Sto zitto, no, stiamo zitti, non diciamo niente. Comunque bello, per adesso bello. Ed ecco che siamo arrivati qui al Lago Castel. Guardate che bello, che adesso vabbè, il sole è ancora basso, quindi i colori non si vedono bene bene bene. E adesso qui trovate la diga, eccola qua. Sentiero, siamo arrivati a quello lì e noi adesso si prosegue
avanti di qui per poter arrivare al Lago Nero. Allora, vi dico subito il chilometraggio, c'è cioè un chilometraggio di 5 km e 700 metri con un tempo di 1 ora e 41 minuti e un dislivello di 487 metri. Stavamo discutendo con Alessandro che abbiamo fatto una piccola sosta qui al Lago Castel, ma forse abbiamo sbagliato, anche perché cioè, guardate quante persone si sono arrivate in pochi minuti. Quindi troveremo un bel po' di persone quando arriviamo al Lago Nero. Ragazzi, guardate che spettacolo, veramente che bello, guardate qua. Mamma mia. E noi adesso siamo qui in prossimità di questa chiesetta che trovate sul percorso. Noi arriviamo sempre lì dove c'è quel casermone lì e il sentiero adesso prosegue avanti di qui. Ed ecco che siamo arrivati in un altro bivio, questo è quello che ci porta finalmente al Lago Nero. Eccolo qui il cartello. Mi ero dimenticato prima di dirvi che comunque il sentiero è ben segnalato, sia con cartelli che con bandierine in vari punti. Siamo arrivati qui, qui trovate una condotta, vedete? Si arriva da là in fondo lì, quindi c'è questo punto qui, è un po' in mezzo a tanti ruscelli, quindi bisogna prestare attenzione in questo lato qui. E poi eccola qui, la condotta, che dobbiamo stare su questa condotta qui e poi ci porterà, penso, là in fondo lì dove c'è quella cascata lì. Altro bivio, altra segnalazione che vi faccio, dove c'è la condotta, si arriva e in questo punto qui dovete prendere questo sentiero qui, che sale su qua. Trovate anche qui una bandierina. Guardate in questo tratto qui tutti i ruscelli. Sta uscendo un giro molto interessante, è molto bello. Vi dico subito che adesso in questo tratto qui si prosegue avanti lì, quindi qui incomincia la parte, diciamo, tecnicamente più complicata e più difficile da fare, ma perché arrampica, c'è una pendenza maggiore. E adesso ho superato il torrente, eccolo qui il tratto che vi dicevo, bisogna andare, penso là in alto lì, e questo è il tratto, diciamo, più impegnativo da fare. E io oggi ho anche un problema, un ginocchio destro, che mi fa un po' male. Ed ecco voi, dopo una bella scarpinata, ragazzi, siamo giunti al Lago Nero. Ma sono venuto qui per questa cacata qui. Lago Nero perché ha il fondo nero. No, ragazzi, non è questo. Tranquilli, bisogna andare più avanti. Adesso in questo stato qui io e Alessandro siamo un po' indecisi sul da farsi, perché allora vi spiego subito, noi siamo arrivati in fondo di lì e siamo arrivati qua, in teoria il sentiero porta anche su di lì, ma stiamo vedendo con Alessandro che si può andare di anche di là, mi sa che adesso mi ha indicato che si può andare dritti di lì, ah sì, come pensavamo tutti e due, quindi se volete un mio consiglio, quando arrivate al laghetto non costeggiate di lì come il tragitto che ho fatto io, ma tirate giù dritti perché il sentiero è molto più bello. Ecco qui un altro tratto abbastanza impegnativo che bisogna arrivare su in vetta lì, un po' come stava dicendo adesso Alessandro, non troppo ideale per i principianti, quindi per chi viene le prime volte in montagna, diciamo che questo sentiero qui, ahimè, non è troppo consigliato. Siamo quasi arrivati veramente, qui non ci siamo perché vedo le mura là della diga, comunque sempre ben segnato, vedete tutte le bandierine. E si prosegue su di là, quindi bisogna tenere, costeggiare la destra di quella cascata lì. Ed ecco che sono arrivato qui al Lago Nero, a 2428. Eccolo qui il Lago Nero. Bello, spettacolare. La telecamera per me non rende tanto, ma i colori qui veramente sono spettacolari. Abbastanza impegnativo come tratto finale, però alla fine ci siamo arrivati. Per arrivare qui al Lago Nero c'è un chilometraggio di 10 km e 500 metri con un tempo di 3 ore e 24 minuti e un dislivello di 758 metri. No, ma devo farvelo vedere. Guardate che spettacolo, i colori, veramente. Guardate. E il sole che riflette, guardate lì, tutto sbilluccicoso, troppo bello, veramente consigliato. E adesso possiamo ripartire, quindi ritorniamo al parcheggio dove questa mattina eravamo partiti e qui abbiamo già i cartelli che ci danno indicazioni per Riale, quindi a 2 ore e 5 minuti, sempre sentiero G22.
E siamo quasi arrivati al torrente dove questa mattina avevamo attraversato in quel punto lì, e il sentiero poi prosegue perché bisognerà costeggiare e arrivare in fondo là. E la punta dei Camosci, guardate, eccola lì. Anzi, per chi non è andato a vedere il video, è stato uno dei miei primi video che ho realizzato ai tempi, quando ho stato su lì alla punta dei Camosci. E adesso il classico rito, adesivo, ma oggi lo facciamo attaccare al creatore di questi adesivi. Eccolo qui. Ragazzi, sono imbarazzatissimo. Per la prima volta attaccherò l'adesivo di Elia. Vai, vai, vai. Sben, eccolo lì. Sì. Posso dire che il giro è concluso, anche perché il parcheggio è proprio lì. È stato un bel giro, divertente, un po' più lungo di quello detto all'inizio. È un giro di 19 km 800 metri con un tempo di 6 ore e 25 minuti e un dislivello di 1100 metri. Anche questo video finisce qui, ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, di iscriverti al canale, lascia un commento, attiva la campanellina, ma soprattutto spolliciate. Ciao e al prossimo video.